Devo correre da Maria Cristina, che è la moglie di uno dei nostri pescatori, di Bernardo Salvo, perché mi ha detto Luca che se deve andare di corsa perché vuole partire, andare a riabbracciare suo marito. Come darle torto? Maria Cristina, ve la siete vista brutta, ma oggi è gioia pura. Oggi è gioia pura. Finalmente dopo 108 giorni possiamo gridare a tutti che hanno liberato i 18 pescatori di Mazara. Che bello, sono molto felice. Stai partendo? Mirta, mi diceva Maria Cristina che... Sì, sì, io sono arrivata stamattina a Roma perché avevo l'intenzione di venire a protestare nuovamente, ma è arrivata la bella notizia, ritorno a casa. Meraviglia, siamo molto felici. Mirta, mi diceva molto. Maria Cristina sì, che non sentiva suo marito dall'11 novembre, quindi rispetto alla chiamata che ti ricorderei siamo riusciti a fare in diretta. Come a settembre, no? Poi c'è stato soltanto un altro momento in cui l'avete sentito. Sì, l'11 di novembre è stata la chiamata. Da allora nessuna notizia. Da allora nessuna notizia ed oggi c'è la notizia della liberazione. Cioè la voce di Bernardo l'hai sentita oggi? No, ancora non ho sentito a mio marito, purtroppo. Oh, mamma mia. Va bene. Ancora nessun contatto, sono stati avvisati questa mattina, esatto. Abbiamo non visto l'importanza, le foto, però, vista la foto liberi. Che ha postato Conte, Maria Cristina. Lo posso sentire? Sì, sì. Sì, l'ho vista la foto. Allora, Maria Cristina, facciamo una cosa, poi ti lascio andare perché mi pare che ritardare il tuo incontro con tuo marito è veramente una cattiveria, però invece ci vediamo presto, così ci raccontate quello che è accaduto, ci raccontate il rientro a casa, insomma, ci vediamo nei prossimi giorni, grazie di esserti collegata con me. Allora, rientro in studio perché oggi tra le infinite cose che sono capitate in questo studio...